più anni, sì, se mi interessa. Questo qui è il chatbot che è di associato a questo meetup. Si aspetta un attimo. Questa notte ha una feature in più, se vi registrate con Telegram, mi torna utile se anche, appunto vedo già che c'è qualcuno che si è registrato, se anche accettate o premete il pulsante dicendo che siete presenti, può tornare utile dopo per una piccola demo. Questa è l'idea un po' dell'architettura. Poi se qualcuno non sa chi è quello, sa chi è l'omino qua, me lo scrive sulla chat, così poi magari gli do anche un premio. Questa è fondamentalmente l'architettura con le componenti coinvolte che adesso va a popolarsi di ulteriore crescendo. Questi sono i messaggi che arrivano, che vengono presi in carico da alcuni webhook, anzi sì, alcuni a seconda del sistema a cui andiamo a integrarci. E la parte centrale è una coda di messaggi che in qualche modo modellano i messaggi che noi stiamo ricevendo, trasformando, interpretando oppure inviando all'utente finale. E poi abbiamo questa parte che sono gli adattatori che trasformano i messaggi del webhook in una forma indipendente dalla piattaforma di messaging. Poi c'è il nostro bot che invece riceve, decide cosa fare, può infilare, inserire anche dei messaggi che modellano il concetto di task, quindi può anche creare dei task schedulati che poi vengono gestiti separatamente rispetto allo scambio con immediato con l'utente. Il bot ovviamente nel nostro caso interroga l'API di Meetup, al momento usa semplicemente un API per farsi dare l'orario del prossimo incontro che Paolo ha messo nel calendario. Il repository serve per appunto tenere uno stato sugli utenti e su quali Meetup inizialmente era nato per poter tenere traccia anche di subscription a diversi Meetup. Al momento si occupa solo di questo meetup. Se vi divertite con il comando slash di Telegram, si possono vedere un elenco di comandi. Tra questo c'è anche la possibilità di avere la propria lista di meetup a cui si è iscritto. Ma per fare questo il bot deve attivare l'autenticazione o auto con meetup stesso, quindi c'è un'azione che va fatta fuori da Telegram. Che deve essere completata sul sito di Meetup per avere tutte le autorizzazioni per poter accedere alle API come utente, non come utente generico, diciamo. E poi i messaggi in uscita finiscono qui, vengono ovviamente riadattati per la piattaforma interessata e inviati all'utente finale. Ora, questa cosa qui al momento gira su Google App Engine. Queste due parti qui, la coda dei messaggi e il repository, sono in realtà nel repository e sorgente di cui poi vi darò l'uso, sono in realtà implementati in vari modi. Attualmente la forma in cui sono introduzione è un'implementazione che usa, adesso la vediamo che arriva, ecco, arriva con App Engine, con il logo di App Engine, questo è il logo del Google Data Store. Nei sorgenti ho un'implementazione fatta con i servizi di Amazon, in particolare SQS, per la parte di coda di messaggi, e Dynamo per la parte di repository, e poi c'è una versione embedded, se vogliamo chiamarla così, buona per fare le demo, che ha un repository fatto in SQLite e la coda di messaggi in memoria. Non mi preme
situazione, giocattolo, diciamo. Il tutto è stato sviluppato in Go. Qualcuno conosce Go? Di nome. Nessuno sviluppa in Go. Ok. Scelto per piacere, per gusto, potenza, per partecipare. Allora, questa è una buona domanda. Io non per lavoro non scrivo software in Go, tranne quello che scrivo a insaputa del resto del team, ma ho iniziato a studiarlo per conto mio e poi okay. come sa chi fa questo mestiere, ho ad avere qualche progetto su cui lavorare, altrimenti rimane una cosa. Per cui anche alcune delle cose che ci sono nel sorgente, tipo questa cosa centrale qua, questa cosa dei messaggi in memoria, l'ho scritta per bene l'investighezza con alcune strutture e costrutti per la concorrenza e per la comunicazione. Normalmente che linguaggio programmi? Allora, normalmente programmo in C++, Perl e C#, e Node.js, ma un pochino. Quindi qua è stata un'eccezione. Qua è stata un'eccezione, però devo dire che per progettini personali, così gli faccio un Go. Poi, volendo, dopo se qualcuno vuole discuterne, si può amare, si può odiare, ma comunque se ne possono dire tante. E questa è la fine delle slide. Ci sarebbe una demo. E le demo tendenzialmente falliscono. Per cui cosa ho fatto? Me la sono resa un po' difficile, un po' più complicata. Così non è fa funzionare, Sei ricevuto in questo. No. Ah, ma non sulla demo. Perché la demo. Su quello vero. No, su quello vero, non su quello vero. Cioè, quello vero funziona. E poi fa con quello vero. Quello vero mi ha detto, guarda, ogni tanto è iniziato, ci sei o no? Sì, o no. Anzi, posso anche prima di iniziare. Ho fatto anche la lista, bello, dell'integrazione col Meetup, uscendo da Telegram e rientrando. Mandare un forse arriva il messaggio se non ho sbagliato qualcosa. Eccolo. Tutti scrivono. Anche se volete scrivere qualcosa, una idea che ho avuto è che questo strumento poteva anche essere usato per raccogliere le domande del pubblico, qualora appunto non si volesse interrompere la presentazione, per cui in un futuro si può pensare come farlo usare agevolmente da chi sta facendo la presentazione. Allora, per rendere appunto più complicata la demo, ho portato un Raspberry Pi. Allora, uno dei vantaggi, una delle virtù di Go, se per caso avete letto, è la possibilità. Allora, Go è un linguaggio compilato. Che supporta moltissime piattaforme. Uno dei vantaggi di Go è la possibilità di avere un toolchain, cioè diciamo l'ambiente con cui uno compila fondamentalmente il sorgente, che è già nativamente in grado di compilare per le piattaforme che sono supportate, senza uscire dalla piattaforma in cui uno sta sviluppando. Per dire, io da qui posso compilare direttamente senza installare nulla e niente di nuovo, un eseguibile per Windows direttamente e farlo girare sotto Windows. Per cui quando ho pensato faccio la demo usando un Raspberry Pi, compilo direttamente per ARM e glielo carico e tutto va bene. E in realtà no. Perché no? Perché il toolchain di Go funziona molto bene quando l'intero progetto è Go puro. E come la stragrande maggioranza di progetti Go.
Tuttavia, la mia implementazione contiene una parte in cui ti utilizza SQLite. E non esiste attualmente adesso un'implementazione SQLite nativa a Go. Per cui il package che usa SQLite ha delle parti in C. Ora, volevo farvi vedere nel frattempo che il simpatico Raspberry Pi è partito e mi ha mandato sulla chatbot lo stato della sua rete, perché mi inizia in modo che ci si può. Aspetta che mi scolleghi. Collegare. Allora, come dicevo, cross-compilare per ARM, quando c'è di mezzo codice C, è un pochino più complesso, perché a quel punto non ti basta il toolchain di Go, hai davvero bisogno di un compilatore C configurato per cross-compilare, che è un po' una rogna da configurare. Fortunatamente c'è un simpatico personaggio che ha scritto un tool che si chiama XGo, che fa tutto questo. Quando hai bisogno di cross compilare codice non Go, diciamo, che fa tutto questo automaticamente istanziando degli opportuni container Docker con tutta la configurazione del GCC o del C-Lang con la cross compilazione configurata, per cui non c'è nulla da configurare se non lanciare un comando di su quale piattaforma si vuole compilare. Facciamo una piccola modifica nel sorgente, giusto per far sempre per dimostrare che la demo è reale e non è un'altra possibilità di rotta. Esatto. cambiamo il messaggio di benvenuto, ci mettiamo prima cosa, probabilmente. Ok, volevo solo vedere che i test, come si dice, non passano più perché ho cambiato il messaggio di benvenuto. E compiliamo per ARM. Nel frattempo da questa cella ci colleghiamo a peccato. No, è giusto. È possibile che la demo no di più questo no se tu questo per esempio no adesso no è tutto giusto, è soltanto qualche pezzo della rete qui che non è, me l'ha fatto anche prima. Peccato, perché c'è un Raspberry sul 75. Magico. Prima. Però è
10, 210. No, no, ma me lo faceva anche prima. Lo faceva anche, ecco, perché adesso ce l'ha fatta. È soltanto un problema di propagazione dell'arco. Allora, questo qui è una... Allora, altra cosa, chi conosce N-Grok? Ok. N-Grok è un tool molto utile che fa funzionare completamente questa cosa. Noi abbiamo bisogno di avere un endpoint pubblico che sia raggiungibile da Telegram, appunto. Quindi, okay. Quindi lanciamo N-Grok, questo lo lancio sul Raspberry. Ok. N-Grok, per chi non lo conosce, fa una cosa molto semplice, sfrutta un servizio offerto da con certi limiti gratuitamente da quelli di N-Grok e riesce a fare in modo che un endpoint pubblico HTTP o HTTPS venga proxato, venga richiamate, vengano inoltrate a un'applicazione che gira su una certa porta sulla propria macchina. Per cui questo è comodo anche se vuoi fare delle demo remote. Sì, praticamente da fuori. Per il bot è comodissimo perché serve un endpoint. Ok, questo è il nostro bot compilato per ARM. E quindi adesso sta girando sul Raspberry. Sta girando sul Raspberry, questo sì, si vede dalla... E anzi, appunto, vediamo subito. Se noi apriamo questo è l'IP del Raspberry, 48080, dovrebbe... Ok. Ok, questa è esattamente la stessa cosa che ho fatto vedere prima su App Engine. È esposta invece dal Raspberry, è diverso il nome del username, ecco, del bot Telegram. Se lo fotografate lo potete testare direttamente. Sono per testare in fretta. Aspettate che prima devo questa operazione serve semplicemente per fare in modo che il bot registri questo endpoint che è randomico, lo registri sul bot. E questi qua sono fondamentalmente i messaggi che stanno arrivando e sostanzialmente potete chiedere... Però dice ancora benvenuto. No, perché secondo me l'hai compilato ma non l'hai mandato sul Telegram. È vero, infatti mentre scorrevo c'era anche un SCP che serviva per quello, che però adesso ovviamente mi dà una test file easy perché... Faccio partire giusto per avere la soddisfazione di avere la demo completa. Ecco, come vedete gli eseguibili generati da Go sono sempre piuttosto grossi, perché... non hanno dipendenze dinamiche, non sono veramente liberi di dinamiche, per cui hanno il vantaggio di poter essere portati su qualunque PC, fatti partire senza preoccuparsi. Peccato. Cos'ha Raspberry 1, 2, 3? Uno mi sembra di aver detto. Ma sono stato prestato da un collega 2 giorni fa. non ho mai usato un Raspberry di te. Ah no, non è soltanto lento. Ah, okay. È soltanto lento perché non c'è molta parte. Ma forse lo sto ciucciando io. Ah, okay. È la dieta. Vediamo. 4 minuti.